L'85esima adunata degli alpini a Bolzano sarà ricordata per sempre come uno dei momenti più importanti e significativi della storia della città. Ne è convinto il sindaco Luigi Spagnolli, ne sono convinti i bolzanini che hanno partecipato in maniera gioiosa e festosa all'evento e ne sono convinti anche i 300.000 alpini che dall'11 al 13 maggio 2012 hanno pacificamente invaso la città con la loro carica di simpatia, allegria, amicizia, fratellanza e solidarietà. L'adunata a Bolzano è stata davvero una grande e pacifica festa di popolo, nel rispetto di tutte le sensibilità, lingue e bandiere. Un successo di tutti, di quelli che l'hanno voluta, di quelli che l'hanno così bene organizzata, di quelli che vi hanno partecipato, di quelli che hanno sopportato anche qualche inevitabile ma comunque limitato disagio e di quelli che allo scetticismo iniziale hanno fatto seguire una convinta condivisione. Per storia, tradizione e cultura, per gli alpini nulla è impossibile ed un piccolo miracolo si è ripetuto anche in questi giorni, trasformare Bolzano, realtà a volte complessa e complicata, in una città meravigliosamente normale, anzi festosa ed allegra. Viva Bolzano dunque, viva gli alpini che, sono parole del sindaco, rappresentano la parte migliore del nostro paese. Anche in questa circostanza gli alpini non si sono smentiti, realizzando con i volontari della sezione protezione civile nei giorni che hanno preceduto la adunata, 4 interventi ambientali in altrettanti luoghi del capoluogo, come segno tangibile di riconoscimento per l'ospitalità. La passerella a nord di Ponte, Talvera, i campi di bocce a Parco Mignone, il sentiero che sale a Castelfirmiano e la baita del Colle, tutto rimesso a nuovo. Per noi è un'abitudine andare sempre una settimana prima della adunata come protezione civile, andare a lasciare un segno alla città che ci ospita per la adunata. Noi qui abbiamo ristrutturato un po' la palizzata sopra lì che era rotta, abbiamo pulito un rudere che c'era sopra, abbiamo sistemato tutta la strada e siamo qua. Siamo arrivati qui, qua sul posto, veramente ho preso un colpo vedendo le condizioni della baita, come era conciata. Comunque sono stato contento che in 3 giorni abbiamo fatto un lavoro da certosini, veramente. Abbiamo lavorato, la squadra è stata ottima e abbiamo portato a termine un lavoro eccezionale. Invadiamo la città bonariamente, l'invasione, però vogliamo anche lasciare un ricordo che sono passati degli alpini. Il via ufficiale alla adunata venerdì mattina in piazza Mazzini con la cerimonia dell'alza bandiera. Quindi tanti appuntamenti in vari luoghi della città, tra questi l'inaugurazione della cittadella degli alpini sui prati del Talvera. Nella serata di venerdì, l'attesa sfilata della bandiera del 6° Reggimento Alpini per le vie del centro tra ali di folla festante e l'arrivo in Piazza Walter per il saluto e gli onori a tutti i partecipanti. Quindi la bandiera del 6° Reggimento Alpini ed il labaro dell'Ana sono stati portati nella prestigiosa sala consiliare del municipio come segno di riconoscimento alla città sede della adunata. La giornata di sabato si è aperta all'Auditorium Haydn con il saluto alle delegazioni ANA dell'estero e alle delegazioni militari straniere. Poi, allo Stadio Druso, l'applaudito lancio dei paracadutisti. In serata, nuovamente all'Auditorium Haydn per il saluto ufficiale della città di Bolzano e gli interventi delle autorità politiche e militari. A conclusione della serata, l'applaudito concerto dell'orchestra Haydn. Domenica 13 maggio, con il sole a riscaldare l'atmosfera, finalmente la grande giornata, quella dell'attesissima sfilata. Ed è stata subito festa grande per i bolzanini e per gli alpini.
per 12 ore ininterrotte, dalle 9 del mattino sino a sera, un lungo gioioso serpentone colorato. La marcia dei 90.000. Via Milano, Piazza Matteotti, Via Torino, Via Roma, Corso Italia, Piazza del Tribunale, Piazza Mazzini, Corso Libertà. Si marcia che è una meraviglia, c'è il sole, la gente straordinaria, tutto bello. Una donata che non dimenticheremo. Molte le autorità presenti sul palco allestito in Piazza Tribunale, ma lo spettacolo vero lo hanno offerto gli alpini di tutto il mondo e tutti quelli che li hanno applauditi e accolti con un calore quasi sorprendente. Da Breno, dalla Val Camonica, diciamo che abbiamo trovato, forse tutti erano un po' troppo scettici su questa manifestazione, invece è stata una cosa molto, molto bella, ben organizzata. Tutte le persone sono state molto accoglienti, molto disponibili, è stata una cosa veramente bella che nessuno sicuramente si aspettava. È andata bene, è stata una bella accoglienza veramente e da fare un encomio a tutta l'amministrazione, quello che è dell'organizzazione, perché è veramente stato bello e da complimentarvi. Tanti applausi anche al comitato organizzatore, indice di un apprezzamento e consenso al di là di ogni più rosea aspettativa. Tutto ha funzionato al meglio in questi giorni grazie agli sforzi del Comune di Bolzano, della provincia ed in particolare della Protezione Civile, dell'azienda di soggiorno, dell'ANA provinciale e di tutti quelli che ci hanno messo quel qualcosa in più per far sì che la donata potesse davvero essere un successo, come è stato. Con il passaggio della stecca alla città di Piacenza e la Maina Bandiera si è conclusa l'85esima Donata Nazionale degli Alpini di Bolzano. La nostra città saluta gli alpini e ringrazia per la grande occasione colta davvero in pieno. Gli alpini salutano e ringraziano Bolzano per l'affetto ricambiato. Appuntamento a Piacenza nel 2013.